siamo nell'associazione, siamo presso l'associazione Le Voci della Terra, dove è ospite in questi giorni Shirley. Shirley viene dal Brasile ed è l'ultima, una delle ultime rappresentanti come età del popolo Krenak. Prima di tutto vorrei chiedere a Shirley di spiegare che cos'è il popolo Krenak, dove si trova, quali sono i suoi problemi principali. Primero io queria ti preguntare onde sta o povo Krenak e quali sono i suoi problemi principali oggi. Antes di rispondere a sua pergunta, gostaria só di toccare un pochino, só per a gente poter centralizzare mais as. Prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare una piccola canzone col flauto per centrarci un po' su quello che dobbiamo dire. Bom, meu povo está localizado no Vale de Minas Gerais, né, na barra do Rio Doce, nas margens do Rio Doce. E hoje nós somos em torno de 300 Krenaks, né, somos divididos em três grupos dentro da nossa aldeia, como já é de costume. E passamos por diversos problemas dentro da nossa comunidade, principalmente porque nós estamos buscando a demarcação da nossa terra, né? Que fica do outro lado do Rio Doce, que é a terra chamada Sete Salões, uma terra que é sagrada para nós, porque é uma terra onde todos os nossos antepassados faziam os rituais sagrados, né? Para poder purificar e para buscar as respostas dos maretes, né? Mareta é espírito bom. E noi, il nostro popolo sta in Minas Gerais, sulle rive del fiume Rio Dolce, e noi siamo circa 300 persone, siamo divisi in tre gruppi su questo territorio. Uno dei nostri problemi principali è la demarcazione di un'area di territorio Krenak che si chiama Sette Sale o Sette Salões in portoghese, e questa è una delle cose che i Krenak vorrebbero riconquistare e che è un poco difficile. Con l'avvento alla presidenza del Brasile di Lula, qualcosa è cambiato nel rapporto tra lo Stato brasiliano e le comunità indio e i Krenak in particolare? Con la presenza del presidente Lula, algo mudò entre os indios e o Estado? O Estado, questão, né, do Estado de Minas Gerais, nós estamos com esse problema, né, porque o Estado quer transformar o Parque dos Sete Salões, a terra dos Sete Salões, em parque. E nós queremos a nossa terra, porque é nossa. Nós não queremos aquilo lá como parque, né? Você já conhece o assunto. E assim, na presidência do Lula foram demarcadas muito mais terras indígenas, né? Porque os governos anteriores, né, estavam dificultando esse tipo de processo. Mas agora com o governo do Lula, as terras já estão saindo. E a gente está atrás das nossas, né? Porque envolve uma questão política muito grande. E o nosso problema maior é o Estado, porque eles estão querendo transformar a nossa terra em parque. E não é um parque, é uma terra indígena e é nossa. Allora, il problema maggiore è che sì, con Lula ci sono state più demarcazioni di terre, il processo, diciamo, è stato più rapido, no? E questo è un lato positivo, però loro hanno un problema anche con lo Stato di Minas Gerais e con una certa visione, diciamo, dei parchi nazionali, perché il loro territorio quindi è proprio la gestione del loro territorio che è il punto conflittuale, perché vorrebbe essere trasformato in parco.
quindi loro obiettano che quello è un territorio indigeno e piuttosto dovrebbe essere annesso come parte del territorio Krenak. Questo è un motivo di conflitto. Mm.